L'università, ovviamente non posso che raccogliere l'invito e rilanciare l'invito a che tanti giovani scelgano di, e tra l'altro tante giovani scelgano di intraprendere studi e professioni in ambito informatico, perché ce n'è un enorme bisogno. E erano tutti spunti estremamente pertinenti, perché partirei proprio da questo, nel senso che ciò che la Commissione europea sta facendo da 3 anni a questa parte, che si chiama AI Act, quindi proprio un atto sull'intelligenza artificiale, è una esperienza pionieristica in tutto il mondo, cioè sta regolamentando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale proprio per tutelare i diritti umani. Ed è una cosa straordinaria. E l'altra cosa che ci portiamo a casa, che io personalmente porto a casa e riporto qui dal dibattito che c'è appena stato, e mi riallaccio anche al suo commento, è il fatto che Torino, Bologna stanno facendo cose mirabolanti, ma Pesaro non è da meno. Perché, come spero tutti sappiate, a Pesaro c'è un progetto che si chiama Casa delle Tecnologie Emergenti, che ha come partner principale Torino, City & Next, Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino, proprio per fare che cosa? Per fare di Pesaro un terreno di sperimentazione, prima che in tutto il resto d'Italia, di queste tecnologie. E l'intelligenza artificiale è tra queste. Siamo partner proprio di Torino e anche di Bologna, che si è aggiudicata un'altra Casa delle Tecnologie Emergenti, con la quale siamo in rete. Quindi la notizia, diciamo, se notizia è, che porto, perché il progetto è appena iniziato, è un orizzonte temporale di 2 anni, e che questo progetto farà di Pesaro proprio un terreno di prima sperimentazione per il trasferimento tecnologico alle aziende. Quindi non siamo per niente al palo e non siamo per niente nelle retrovie, ma siamo assolutamente in avanguardia. Dopodiché vengo invece ai temi dell'intelligenza artificiale, risponderò con molto piacere, ma intanto mi faceva piacere cogliere questi spunti che erano estremamente puntuali, pertinenti e fortunatamente non ci colgono impreparati, ma tutt'altro. Abbiamo anche qui ad ascoltare l'assessore di riferimento, l'assessore Franquellucci, che ringrazio per essere qui, ed è proprio lei il punto di riferimento del comune di Pesaro, insieme a Maria Laura Maggiulli, ovviamente, che è la dirigente dei servizi ICT, che è la responsabile operativa del progetto, che io ho il piacere di coordinare dal punto di vista scientifico, perché spero davvero che questo progetto sia qualcosa di ambizioso anche per tutti coloro che possono trarne qualcosa di utile e diretto, perché anche se adesso sono tutte tecnologie che vediamo distanti, l'ambizione è proprio quella di cercare di metterci insieme per capire come possono essere tecnologie vicine che ci danno un diretto impatto. Professor Pascucci, mi ricollego sempre al discorso dei giovani e la vorrei coinvolgere su 2 temi. Primo tema, una delle parole chiave sembra essere regolamentazione, e l'altra non è una parola chiave ma un timore, quello di una disoccupazione tecnologica. Ci aiuta un attimo, come dire, a entrare nel merito della parola chiave e della preoccupazione che hanno soprattutto questi giovani? Allora, tanto buon pomeriggio, buonasera a tutti. Partirei dalla seconda, disoccupazione. Qui noi dobbiamo sfatare, secondo me, un mito, perché da sempre, da quando il lavoro umano esiste, quindi è un po' di tempo, il problema del superamento di certe attività lavorative in virtù di innovazioni tecnologiche, la stessa ruota era un'innovazione tecnologica in fondo, c'è sempre stato. Io cito un caso piuttosto significativo. Tanti anni fa a Milano le lavandaie lavavano i panni nei Navigli, conoscete i Navigli di Milano, quella zona splendida che ormai è diventato un luogo di happy hour, di aperitivi e quant'altro. Ebbene, a un certo punto queste lavandaie che lavavano i panni per tutti i grandi condomini milanesi persero il lavoro. Perché? Perché arrivarono le macchine lavatrici. Devastazione, depressione. Cosa successe? Che molte di quelle lavandaie furono poi occupate come operaie nelle fabbriche che producevano le lavatrici. Cioè, il problema è naturalmente quello della riconversione. Questo è un problema che è stabile nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese. Quindi, come dire, bisogna guardare il problema con serietà, con la giusta preoccupazione, ma non demonizzando.
addirittura quando ci fu la rivoluzione industriale inglese c'era un personaggio che si chiamava Ned Ludd, il famoso luddismo, poi ha preso no, il nome da lui questo movimento, che andavano a rompere i macchinari, le macchine a vapore con cui si faceva sostanzialmente l'industria tessile del Settecento in Inghilterra, perché naturalmente avrebbe tolto il lavoro. Quindi innanzitutto non demonizziamo, ma naturalmente guardiamo con serietà, e guardare con serietà significa essenzialmente considerare allora il tema della regolamentazione, perché qui è emerso, io sono molto contento che abbiano parlato prima di noi più, diciamo, maturi i giovani, perché sono stati molto efficaci nel focalizzare tutta una serie di problemi. Il problema essenzialmente che pone questo problema dell'intelligenza artificiale è sicuramente quello della trasformazione del mercato del lavoro, ma i ragazzi hanno detto molto giustamente che se facciamo forti investimenti in formazione, se facciamo forti investimenti in riconversione, noi possiamo in realtà cercare di vincere la sfida. Questa è la risorsa principale. E badate che il tema della formazione e dell'istruzione è un tema su cui purtroppo questo paese continua ad investire pochissimo, laddove invece paesi più avanzati del nostro questo lo fanno da tempo. Purtroppo questo è un grande ritardo culturale dell'Italia. L'altro problema, attenzione, l'intelligenza artificiale cambia il modo di lavorare, ma il modo in cui cambia il lavoro non è soltanto, come dire, materiale. Il problema è come in realtà il lavoro viene concepito. L'Unione Europea ha allo studio, oltre all'IAT di cui parlava Alessandro, una proposta di direttiva sul lavoro mediante piattaforma. Il lavoro mediante piattaforma, qui prima sono stati citati i casi dei rider, dei ciclofattorini e quant'altro, il lavoro mediante piattaforma è un lavoro per certi versi molto rischioso dal punto di vista psicosociale, cioè che genera rischi per la stessa salute e sicurezza dei lavoratori che lo prestano, in quanto in realtà l'assoggettamento alla macchina, all'algoritmo, impone sostanzialmente un continuo stress del lavoratore che lo porta sostanzialmente ad esporsi a rischi per la sua stessa salute. Noi veniamo purtroppo in questi giorni dalla constatazione che ancora noi moriamo di lavoro, avete visto questa tragedia assurda, inconcepibile che è successa in Piemonte, no? E pensiamo quindi che i temi della sicurezza siano soltanto questi. Purtroppo sono ancora questi. Ma ci sono rischi molto più striscianti, molto più insidiosi, che noi non consideriamo e che invece dobbiamo in qualche modo prendere in considerazione. Non a caso nella proposta di questa proposta di direttiva sono contenute alcune previsioni che dicono che le piattaforme, e quando dicono le piattaforme vuol dire i datori di lavoro che si celano dietro la piattaforma, perché c'è sempre una persona fisica dietro, poi c'è sempre un'imputazione giuridica, hanno l'obbligo di valutare tutti i rischi che il lavoro mediante algoritmo crea sui lavoratori e hanno l'obbligo oltretutto di far sì che il controllo sui lavoratori non sia meramente automatizzato. Questo è l'altro problema grosso, cioè il fatto che il lavoratore è assoggettato ad un potere automatico, non umano, senza che egli possa in qualche maniera confrontarsi, discutere, spiegare rispetto alla macchina. Queste sono le insidie vere, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Prof, c'è anche un'insidia legata a chi ha in mano questo, diciamo, mercato. Immagino i grandi colossi dell'informatica, Google, Amazon, Facebook. Non è forse lecito pensare che l'utilizzo di questa tecnologia e di queste tecnologie si allontanino poi dal bene comune, cioè che sia un business, soltanto un business? Che sia un business è un dato ormai consolidato, su questo non c'è dubbio. Le grandi concentrazioni più che capitalistiche, finanziarie direi ormai, a livello globale, a livello planetario, sono tali, vediamo quei bisticci mediatici tra Elon Musk e Zuckerberg, cioè che cosa ci rappresentano? Ci rappresentano in realtà che il dominio ormai, no, della grande finanza è in mano a pochi, a pochissimi.
E questo è preoccupante veramente. Quindi il problema vero è capire come effettivamente, così come un tempo noi pensavamo alla distribuzione, alla diffusione del capitale, come in qualche modo la finanza oggi possa in qualche modo diventare più, tra virgolette, democratica. È un tema difficilissimo questo, attenzione, perché è chiaro che poi le grandi concentrazioni finanziarie, e ne abbiamo visto gli effetti devastanti nel 2008 con la crisi della Lehman Brothers, sono in grado praticamente di cambiare la faccia del pianeta. Non so se ce ne rendiamo conto, ma la pandemia del 2020 è arrivata su una crisi economico-finanziaria che noi ereditavamo dalla crisi del 2008. Quindi è piovuto sul bagnato, come si dice in gergo. Allora il problema è capire se in qualche modo queste grandissime concentrazioni finanziarie sono, diciamo, controllabili o quantomeno limitabili. Questo è il vero problema, perché è chiaro che, come diceva lei, se tutto viene concentrato in capo a questi colossi, difficilmente poi naturalmente ci sarà la possibilità di porre regole capaci in qualche modo di limitarne il potere. Ceriscioli, lei è stato presidente della Regione Marche. Ho l'impressione che questo tema sia un tema che sembra, da un lato, argomento di discussione a livello Europa, e non potrebbe essere altrimenti. Ci sono delle buone pratiche, lo abbiamo visto, a livello locale, ma la Regione, in quanto ente intermedio, dove sta? Cioè in questa filiera di ragionamento, dov'è la Regione? Dove dovrebbe essere la Regione? E quando, proprio a seguito anche della crisi del 2008, quando ci si è resi conto, insomma, che in modo particolare, direi, il nostro paese e le Marche ancora di più non si erano minimamente attrezzate per il cambiamento che stava arrivando, per tutto quello che era già cambiato e di cui non ci si era accorti, con un modello economico imprenditoriale che con grandissima difficoltà ha fatto piccolissime imprese, poteva affrontare temi come aprire nuovi mercati a livello internazionale, poter collocare, diciamo, l'innovazione di processo di prodotto a livello adeguato, avere anche solo sotto il profilo finanziario, dopo la crisi di Banca Marche, gli strumenti per poter accedere al credito. Cioè, ci si è accorti come, arrivando in ritardo sulla lettura di un grande cambiamento, poi paghi un prezzo durissimo. E se uno guarda le curve di ripresa dei vari paesi europei e guarda quella italiana, siamo quelli che hanno sofferto di più, tanto da arrivare nel 2020 ancora con il fiato corto. Allora la ricetta che mettevo in campo qualche anno fa fu quella dei centri di competenza, cioè dire come possiamo aiutare una realtà come quella marchigiana, così fatta, che tanto non la possiamo cambiare dall'oggi al domani, ma possiamo immaginare gli strumenti adatti. È un po' quello che raccontava prima il professore, quindi un centro di competenza che cos'è? È mettere delle risorse a favore, in modo particolare, delle università che sono protagoniste dei centri di competenza, insieme anche a realtà come Meccano, come Cosmob, cioè di chi ha fatto negli anni e ha sviluppato strumenti di tipo, chiamiamoli, collettivo, cioè la qualità la faccio distribuendo delle competenze su realtà più piccole che si avvalgono della mia per poter portare avanti il loro processo produttivo, di farlo anche in questo settore. Quindi i fondi europei permettono di finanziare queste esperienze, di arricchire, di rafforzarle e di mettere sempre più in rete questo tipo di competenza con il resto. Il dubbio è quello di fondo, cioè se non ci si rende conto che i livelli di produttività che può aprire un'applicazione sempre più spinta di tecniche di intelligenza artificiale sui sistemi produttivi può cambiare radicalmente il contesto economico e uno non è preparato per questo cambiamento, rischiamo di avere un altro 2008. E siccome i tempi di questo cambiamento sono molto più veloci di quelli che hanno immaginato anche gli stessi guru, cioè i grandi personaggi che sono occupati negli ultimi 20 anni di intelligenza artificiale, ogni volta ci hanno raccontato di essere rimasti sorpresi di come i risultati arrivassero molto prima di quando loro li avevano stimati. Quindi immagino un cambiamento molto grande in termini di produttività che ha bisogno di un sistema che si faccia le domande. Qui là il circolo socialista nacque quando la rivoluzione industriale arrivò anche in Italia, diciamo un secolo dopo più o meno rispetto all'Inghilterra, ed era una politica di tipo scientifico, cioè diceva in un cambiamento economico così forte devo immaginare come cambiare la società per reggere questo cambiamento. I sindacati, le cooperative di consumo, le società operaie di mutuo soccorso, cioè tutta questa forma
di solidarietà e mutualità è nato in quel contesto di cambiamento. Allora immagino che se veramente insomma, un'applicazione sempre più diffusa, sempre più estesa di queste tecniche porta a un forte innalzamento dei valori della produttività, dobbiamo farci tante domande come si sono fatti 100 anni fa circa chi popolava questa comunità, cioè dicendo probabilmente devono cambiare tante cose. E l'idea del reddito di cittadinanza non nato come sostegno per chi fa difficoltà oggi ad incontrare, non avendo competenze, skill adeguati, il mondo del lavoro. Ma immaginiamo in una società dove questo ritmo di cambiamento è molto più forte e quella necessità di accompagnamento cresce. Era lo strumento da cancellare in questa fase? Cioè è evidente che non c'è una lettura minima del valore di questo cambiamento, perché poi i cambiamenti giocati in maniera positiva, sai essere più efficienti nei servizi, nei consumi energetici, cioè sono nella formazione perché do strumenti più efficaci di accompagnamento, nelle imprese perché riescono a fare meglio determinati lavori, mica è tutto negativo, anzi ci sono molti valori positivi in questo. Il negativo e il positivo ce lo giochiamo nella misura in cui la politica è in grado di approntare per tempo i meccanismi in grado di reggere il cambiamento. L'orario di lavoro. Abbiamo mai pensato di collegare l'orario di lavoro alla produttività? Cioè se dovessimo raddoppiare la produttività, manteniamo lo stesso orario di lavoro? O vogliamo anche lì ridistribuire una parte del risultato che si otterrebbe? Cioè, se questo cambiamento è veramente così grande, chiede anche noi di quella politica di interrogarsi per tempo, di prevedere strumenti flessibili in grado di accompagnare questo cambiamento e dare la possibilità alla comunità di viverlo non come un disastro, perché io sempre immagino l'ennesimo solo di destra che sarà lì come i luddisti a dire ah è tutta colpa dell'intelligenza artificiale, dopo gli immigrati c'è l'intelligenza artificiale, ci ruba il posto di lavoro, ci ruba la fidanzata perché con la piattaforma qualcun altro me l'ha catturata e popolo uniamoci, facciamo i sovranisti e espelliamo l'intelligenza artificiale dall'Italia. Cioè è chiaro che non è quello l'atteggiamento che ci fa affrontare il futuro. Ecco, io credo che la volontà, l'idea politica di mettere al centro di dibattito in questo territorio, nella nostra regione, nel nostro paese, un cambiamento così forte, potenzialmente, io penso alle parole di personaggi che dicevano prima, sì, lo governano, ma hanno anche un po' paura di questo cambiamento, perché ci dicono, per carità, diamoci delle regole, diamoci, dico, fra i grandi che si occupano di questo, l'Europa sta facendo molto bene. Noi sembra che sì, forse accadrà. Se dovessimo svegliarci quando quel processo è molto avviato, il prezzo da pagare diventa tipo 2008, forse ancora più duro. Allora sta a noi mettere nel dibattito politico questi contenuti, leggerli anche rispetto agli strumenti che si possono affrontare, che sono certamente lo strumento di andarli a sviluppare come tecnologia a disposizione delle nostre comunità, ma anche sotto il profilo politico-sociale, come quell'accompagnamento che un cambiamento così forte ha necessità di avere come accompagnamento. Professor Pascucci, mi collego a quanto diceva il Presidente Ceriscioli, e cioè, crisi del 2008, penso alle Marche, terremoto, pandemia, tra l'altro Banca Marche, cioè crisi che Ceriscioli ha affrontato, se le ha affrontate tutte quante lui, a parte il 2008, ma se le beccate tutte quante lui. Però adesso pare che siamo fuori rispetto a queste crisi. C'è la guerra, ma sì, la mettiamo dentro. Però abbiamo piccola dimensione delle aziende, distretti chiusi, aziende in mano principalmente imprenditori di prima generazione, quindi aziende vecchie dal punto di vista, lo dico con grande rispetto, vecchie dal punto di vista diciamo produttivo tecnologico, vecchie dal punto di vista dell'idea di futuro, a me non piace tanto dire ricambio generazionale, ma di garantire una continuità aziendale. E quindi le Marche pensano a un nuovo modello dove il piccolo e bello non funziona più, o forse non funziona come funzionava qualche anno fa. Che modello si può immaginare alla luce della presenza dell'intelligenza artificiale? I distretti chiusi, no? Tutto rema contro, sembra remare contro. Questa cosa del piccolo e bello, io lo cito continuamente, non solo ai miei studenti.
per anni, io sono cresciuto, io più anziano di voi, visto che prima c'erano i giovani, sono i maturi, sono il più anziano, sono il 1954. Sì. Allora, quando io ero piccolo, l'idea del distretti marchigiani era sostanzialmente un culto. Le marche si distinguevano per questo, letto del mobile, calzaturiero. Oggi sono una vera e propria palla al piede. Bisogna che abbiamo il coraggio di dirlo. Io sono uno studioso soprattutto di sicurezza sul lavoro. Se c'è un problema serio, perché molte volte mi chiedono ma come mai gli infortuni continuano ad essere alti? Come mai le malattie, come mai la gente si infortuna sul lavoro? Perché non ci sono adeguati sistemi di prevenzione aziendale, perché non c'è un'organizzazione aziendale tale da supportare sistemi di prevenzione all'avanguardia. E questo perché? Perché le imprese sono troppo piccole, non hanno strutturazione, competenze, personale tale con competenze per gestire questi aspetti. Io cito questo aspetto perché secondo me è emblematico. Oggi se l'impresa non cresce, se l'impresa non aumenta la propria dimensione, sia di capitalizzazione, sia di dimensione. Oggi la concorrenza non è più quando avevamo la lira italiana e potevamo svalutarla e quindi chiaramente la competizione era sempre truccata, perché naturalmente io giocavo sulla svalutazione della moneta nazionale. Oggi c'è l'euro, e fuori c'è il dollaro, poi c'è lo yen, cioè oggi io devo necessariamente competere sul mercato planetario. E allora voi mi dovete spiegare come quel modello che è stato vincente per tanti anni, ma in un'epoca storica completamente diversa da questa, possa oggi reggere rispetto a quello che è lo scenario economico dell'oggi. Bisogna cambiare, però attenzione, e qui secondo me casca l'asino, il vero problema è che questo paese continua a far finta di non aver bisogno di politiche industriali. Questo è il vero tema, Cosa vuol dire politica industriale? Vuol dire sostanzialmente progettare il proprio futuro, vuol dire in qualche modo individuare quali sono le linee di sviluppo del paese per poter in qualche modo conformare e condizionare lo sviluppo poi degli attori economici. Questo non c'è, noi continuiamo sempre a vivere con la logica dell'emergenza, contemoranti, immigrati. Siamo sempre quelli per cui noi siamo bravi ad essere eroi, non siamo assolutamente capaci di prevenire. I nostri telegiornali sono infarciti essenzialmente di servizi in cui si mitizzano gli eroi che sono arrivati sul luogo del disastro. Io sono stufo di vedere un paese con gli eroi, lo diceva in realtà Bertolt Brecht nella Vita di Galileo, maledetto il paese che ha bisogno di eroi. No! Noi abbiamo bisogno di gente normale che preveda e prevenga quello che poi avviene. Questo è il vero problema. Per fare questo però ci vuole una politica, qui sono politici seri, con la P maiuscola, che sia in grado di programmare quella che è la vita e il futuro di un paese. Questo ancora non l'abbiamo capito. Questo secondo me è il vero deficit culturale di questo paese. No, aggiungo, mentre lei parlava mi veniva in mente la frammentazione che c'è fra governo centrale, che si occupa poi delle politiche industriali, che si dovrebbero occupare delle politiche industriali, e per esempio le regioni, che al loro interno hanno le imprese. E c'è una frammentazione, una frattura straordinaria. Me ne stavo occupando proprio in questi giorni a proposito l'ho visto nel calzaturiero, ma a proposito del Bianco, quindi del distretto del Bianco di Fabriano, quindi siamo così. Professor Bogliolo, facciamo qualche passo indietro, le cito qualche altro timore: privacy, sicurezza dei dati personali aziendali, dobbiamo averne paura? Sempre, tanto abbiamo capito che le paure ci conviene averle sempre perché sono benefiche, ma poi vanno superate. Intanto complimenti per gli spunti che avete dato, perché davvero interessantissimi le letture che avete dato. Questo mi porta, scusi, divago un attimo ancora perché andiamo abbondantemente a ruota libera. Non no, c'è mi fa pensare la ricchezza degli spunti che ci hanno dato tanto Ceriscioli quanto Pascucci a come
il pretesto dell'intelligenza artificiale ci porti in realtà a ragionare di cose di cui è bellissimo ragionare con questo livello di profondità di pensiero e di competenze. E questo è anche legato al fatto che l'intelligenza artificiale in realtà è qualcosa di pervasivo e ci consente quindi di spaziare, di immaginare come possa avere un impatto in modo così ampio e così poco tecnico, anche perché è giusto che così sia, cioè che si ponga l'accento più sulle ripercussioni, sull'impatto, che sui tecnicismi. Ed è così ampio che si tende, ma ritengo giustamente, a confondere a questo punto l'intelligenza artificiale con l'informatica, le tecnologie digitali e in generale il progresso, perché se ci pensate stiamo parlando di intelligenza artificiale, ma lo facciamo con una prospettiva e con un'ampiezza che non distingue più necessariamente se si tratti davvero di questo o di quest'altro, perché effettivamente l'intelligenza artificiale è arrivata a un punto in cui, come spesso accade, sta cambiando le regole del gioco e quindi siamo a un punto in cui percepiamo che c'è una rivoluzione in atto, ed è una rivoluzione che però l'umanità ha sempre vissuto con epoche diverse e con focus diversi. E quindi in questo modo leggo anche la sua domanda, era per questo che ho fatto questa divagazione, perché poi magari dico anche qual è la peculiarità dell'intelligenza artificiale se volessimo andarla a scoprire. Ma per quanto riguarda in particolare la tutela dei dati e la privacy, perché dobbiamo preoccuparcene sempre? Perché l'intelligenza artificiale non fa che dare ulteriore valore ai dati, cioè fondamentalmente l'intelligenza artificiale si nutre di dati, perché la peculiarità dei sistemi di intelligenza artificiale è quello di saper apprendere dai dati. Cioè, mentre finora eravamo abituati ad una informatica per cui c'era chi conosceva un procedimento e lo sapeva scrivere in un linguaggio che poi gli consentiva di affidarlo ad un computer, e questo era ciò che la programmazione tradizionalmente faceva, adesso siamo in grado di costruire macchine, sempre programmando ovviamente, quindi la programmazione, viva Dio, continua ad essere un motore di innovazione, ma le programmiamo non più perché noi conosciamo il procedimento e glielo diciamo, ma affinché loro lo imparino, e imparino a fare cose che noi non sapremmo fare. E questa è una rivoluzione incredibile, perché fino ad oggi le macchine sapevano fare più velocemente quello che noi sapevamo, quindi davamo loro delle regole e loro le applicavano semplicemente in modo più cocciuto, ripetitivo ed efficiente di noi, e così ci davano anche l'impressione di essere più intelligenti, perché se io devo giocare a scacchi e ho una macchina che sa prevedere tutti i possibili scenari e va a tentativi, non è realmente intelligente. Ma se io mi sforzo di pensare a tutte le possibili mosse e arrivo dove arrivo e lei nel frattempo le ha previste tutte, è chiaro che la sua mossa sarà migliore della mia. Ecco, questo era quella che si chiama forza bruta, intelligenza apparente. L'intelligenza invece delle macchine adesso è un'intelligenza che è in grado di apprendere dall'esperienza e dagli esempi, e gli esempi sono dati, ed è per questo che sono così affamate di tutto quello che possono carpire. E i dati siamo noi ad offrirglieli, ma glieli offriamo utilitaristicamente, non per generosità, perché dare dati a queste macchine vuol dire avere da loro risposte che ci interessano di più. E quindi lo facciamo di buon grado, però spesso inconsapevolmente. Vi faccio un esempio che è oggetto di studio di un mio collega ad Urbino. Attraverso un cellulare tenuto in tasca che ha un accelerometro è possibile capire, esaminare come le persone camminano, e da come camminano capire se sono affette da qualche tipo di patologia. Ma questo stesso analisi, cioè un algoritmo di intelligenza artificiale, può essere addestrato per capire da come la persona cammina, quindi guardando solo la traccia dell'accelerometro del cellulare che ha in tasca, se è maschio o femmina, quanti anni ha e quanto pesa. Allora, questi sono dati sensibili? Sì, glieli stiamo dando? Non lo sappiamo. Per non parlare poi di Alexa o di tutti gli strumenti che noi teniamo costantemente accesi per potergli chiedere qualcosa se ne abbiamo bisogno. Ecco, che cosa fa l'intelligenza artificiale? Questa è la sua peculiarità, quello di riuscire non a carpire più dati di prima, perché i dati noi
da ormai decenni siamo nella società dell'informazione e dei dati e continuiamo ad essere estremamente generosi nell'offrire dati a chi poi gestisce i grandi sistemi. E lo facciamo, ripeto, per avere in cambio servizi gratuiti, per cui non è che dobbiamo cascare dal pero se diciamo ma gli stiamo dando un valore, perché in cambio stiamo ricevendo un valore, quindi poi dove stia il giusto compenso lo dobbiamo stabilire. Però quello che voglio dire è che la vera novità che ci deve mettere in guardia è che gli algoritmi di intelligenza artificiale riescono a cogliere da quei dati cose che noi non sapevamo cogliere. Ad esempio, nessuno di noi riuscirebbe a capire da una traccia di accelerometro qual è l'età o qual è il peso della persona che sta camminando. L'intelligenza artificiale sì. E si studia per offuscare questi dati e quindi per tutelare. Ed è quindi sempre un discorso di bilanciamento di interessi e di bilanciamento ovviamente di diritti, perché il diritto alla privacy è un diritto, così come il diritto alla sicurezza. Faccio un ultimo appunto su questo, che la normativa europea che è stata 2 anni fa approvata dalla Commissione europea, l'anno scorso approvata dal Consiglio europeo, quest'anno approvata dal Parlamento europeo e adesso è nella fase di negoziazione per riconciliare queste 3 visioni, intanto è coordinata da 2 italiani, perché Lucilla Sioli è la funzionaria della Commissione europea, capo dell'unità che si occupa di intelligenza artificiale, e Gabriele Mazzini è il capo progetto dell'AI Act. Per cui anche questo, diciamo, visto che l'Italia non solo è avanti, ma è anche, diciamo, leader di queste iniziative europee. Allora, quello che stavo dicendo è che quello che fa è sancire il fatto che per tutelare i diritti ci siano delle applicazioni di intelligenza artificiale che sono addirittura vietate. E ce ne sono di quelle che sono a talmente alto rischio che richiedono un audit e una verifica da parte di terzi se le aziende mettono in commercio dei servizi o dei sistemi che si avvalgono di quelle forme di intelligenza artificiale. Tra queste quali ci sono? Ci sono ad esempio i sistemi di classificazione che decidono delle sorti degli esseri umani. Quindi hai diritto ad avere un mutuo oppure no? È ovvio che gli algoritmi di intelligenza artificiale possono deciderlo nell'interesse della banca, ma questo è una cosa ritenuta giustamente ad altissimo rischio di discriminazione. Cosa che attualmente è totalmente vietata è l'utilizzo di tecniche di riconoscimento biometrico automatico in tempo reale, cosa che l'intelligenza artificiale è in grado di fare, cioè da una foto che osserva il pubblico è in grado di dire i nomi di tutti. Ecco, questa è una cosa vietata totalmente anche alle forze dell'ordine in questo momento, secondo la bozza di regolamento. E l'etica dove sta? E l'etica dove sta? Allora, l'etica, questa è una domanda interessantissima, perché l'etica, l'intelligenza artificiale, la mette a nudo. Perché la mette a nudo? Perché mette a nudo la nostra ipocrisia nel affidare ad algoritmi le cose di cui non vogliamo sporcarci le mani. Se ci pensate, il governo di Renzi è caduto per colpa di un algoritmo. Dubito che sia caduto per colpa dell'algoritmo che ha spostato gli insegnanti dal sud al nord, però la colpa è stata attribuita a un algoritmo, quindi è stato demonizzato un algoritmo. È chiaro che lì vogliamo demonizzare il programmatore, direi nemmeno lui, ma magari chi aveva stabilito che le cose dovessero essere fatte così e poi si è limitata ad automatizzarlo. Adesso l'intelligenza artificiale fa una cosa terribile, che è questa. Nel momento in cui io dico, io non so che cosa la mia azienda o che cosa la mia banca conviene fare per concedere o no mutui, ma ho tutti questi dati dello storico e so con che criterio e che caratteristiche avevano i miei clienti che erano più affidabili, li do in pasta a un algoritmo e io non guardo quali sono i criteri che lui mette, che sicuramente negheranno a delle categorie di persone il diritto di avere un mutuo, ma mica l'ho fatto io, l'ha fatto l'intelligenza artificiale, io non lo so dove ha fissato la soglia. Ecco, questa è etica? Ma è etica migliore o peggiore di quella che invece prima si chiedeva a un programmatore di mettere? Allora, metti la soglia di reddito a 30.000 euro e 500, oppure etica migliore o peggiore di quello che prima reclutava un consulente per dirgli questo buono, questo cattivo, il consulente lo teneva nel retro e non lo mostrava e gli dava gli stessi dati. Quindi l'etica dov'è? Allora, il vero problema etico qual è? Che apprendendo dagli esempi l'intelligenza artificiale rischia di essere retrograda,
perché ne discutevo prima con mia figlia, il punto è questo: se noi all'intelligenza artificiale chiediamo di estrarre delle regole dagli esempi, gli esempi che noi le forniamo sono intrisi di pregiudizi, sono intrisi di tutto il marcio che la nostra società ha, di tutti gli stereotipi, di tutti i gap, ad esempio, di genere che andrebbero colmati. E l'intelligenza artificiale non ha un'etica che li superi. E quindi che cosa fa? Regolarizza e sistematizza la nostra povera etica, e da quel punto quella povera etica diventa una regola dalla quale è ancora più difficile emanciparsi. Questo è il vero rischio. Io con questi signori parlerei per ore, perché mi stanno aprendo un mondo, ma so che dobbiamo andare un po' più velocemente. Mentre parlava il professor Bogliolo, chissà perché mi viene in mente Banca Marche, ma questo è un dettaglio. È un dettaglio. Presidente Ceriscioli, la butto diciamo su quella che è la sua professione reale, cioè lei insegna matematica e fisica, solo matematica, in un istituto superiore, giusto? Ma non teme che il compito che lei darà fra una settimana, quando riprenderanno le lezioni, possa essere integralmente sviluppato da un sistema di intelligenza artificiale? Cioè, non c'è timore che gli studenti si possano un po' impigrire? Gli studenti sono già pigri da soli, non hanno bisogno dell'intelligenza artificiale per impigrirsi. Invece vale molto, ecco, sulla scuola vale molto il ragionamento che faceva il professor Pascucci, cioè guardando le cose come stanno, quindi come sono i ragazzi, le loro famiglie, le situazioni che vivono, e dall'altra parte invece l'importanza di una formazione, una società che va sempre nella direzione di avere necessità, quindi di conoscenze e altro. Cioè è evidente che non si possono lasciare le cose come stanno. Io ho la sensazione, per esempio, che il governo nazionale non darà delle grandi risorse alla scuola, cioè, non so perché, ma ho questa vaga sensazione, quando invece, sempre in una logica che legge dove stiamo andando e fa azioni coerenti per quello che ci serve, avrebbe bisogno esattamente del contrario, quindi un investimento più forte per poter superare i limiti oggettivi. L'intelligenza artificiale, alcuni procedimenti, ha il dato etichettato, cioè avrai un obiettivo. Per esempio la mia etichetta può essere che questi ragazzi abbiano successo, ovvero si formino, crescano eccetera. Abbiamo un problema dell'abbandono scolastico in maniera drammatica. Il numero di laureati credo fra i più bassi dei paesi che mirano ad essere più forti sotto profilo economico, e non facciamo niente per andare a cambiare questa situazione. Questo è un po' il punto. Quindi io vedo l'importanza eventualmente di investire sulla scuola facendo quelle scelte che mancano per raggiungere determinati obiettivi, e sono convinto per esempio che tanti strumenti che oggi hanno ben utilizzati, come sempre tecnologie, dipende poi come le usi, ben utilizzati possono essere un bello strumento per la crescita, per l'avanzamento. Io immagino il mio lavoro non sostituito, diciamo, dall'intelligenza artificiale, perché c'è una parte relazionale, empatica, fondamentale nell'insegnamento. Quindi nessun avatar, nessun robot. No, dovrebbe trasmettere la passione per la matematica, non so come fa, non ce l'ha, quindi non la può trasmettere. Però vedo un lavoro che si affianca sempre di più di strumenti qualificati che aiutano in quello che dobbiamo fare, aiutano lo studente, ci permettono di fare meglio scuola. Quindi chiamiamo un rapporto collaborativo che probabilmente varrà in tanti settori e anche nella scuola, ma per farlo bisogna investirci, bisogna credere nel valore di questi strumenti, bisogna mettere in atto scelte che possano sostenere e accompagnare. Poi la ciliegina nella torta di tutto il sistema è anche la capacità poi di trattenere quei pochi che si laureano, che oltretutto dicono in giro per il mondo essere ragazzi molto capaci, tenerceli, perché anche questo è il tema, perché i paradossi, dopo la dispersione scolastica a livello di scuola superiore, con i pochi laureati, quei pochi poi vanno da altre parti. E lì ci sono temi. Io l'ho sempre pensata così, francamente, sul piano salariale. Perché se io faccio lo stage universitario in Germania, l'impresa mi paga, non so se è chiara la differenza. Finito, una volta laureato, sono un ingegnere junior, non prendo 1.400 euro al mese. Allora, se il mercato del lavoro e la competizione è internazionale, noi dobbiamo adeguare i nostri strumenti. Sull'alta formazione
capire che è un valore strategico per il nostro sistema e avere gli strumenti per trattenere. Tutte queste cose, lasciate andare per conto loro, stanno andando verso le cose che dicevo prima. Hanno bisogno di politiche che l'intelligenza artificiale non andrà a sostituire quella naturale, ma potrà essere un valido strumento per migliorare la formazione, che lo faccia l'impresa, che lo faccia la scuola, perché ci permetterà appunto di dare più strumenti agli studenti nel momento in cui dobbiamo portare nella direzione giusta. Faccio un'ultima domanda comune a tutte e tre. Dove immaginate che ci possa portare l'intelligenza artificiale? Io sono un radicale da questo punto di vista, perché prima, quando parlavano dei rider, mi immaginavo una pizza che usciva da un forno automatico, un drone che se la prendeva, te la portava a casa, venduta online, con pagamento online, fatto dallo stesso sistema. E mi sono immaginato il delivery della pizza senza neanche un cristiano che ci sta dentro. Quindi è una visione molto radicale. In realtà sono convinto che il processo assomiglierà per certi versi molto di più a quelli che abbiamo conosciuto. L'idea che ho è che possa avere dei valori di accelerazione non prevedibili, non previsti. Siccome sulla pandemia qualcosa abbiamo visto, cosa succede quando ci sono processi che hanno andamenti esponenziali, cioè capacità di avanzare con un ritmo molto incalzante, è consigliato avere la capacità di starci dietro, possibilmente anche qualcosina davanti. Ecco, su questo processo quella è la mia preoccupazione, ma io posso immaginare, lo dico, che qual è il salto di qualità in questa tecnologia? Che non è solo una macchina che fa automaticamente un'operazione, ha dentro di sé delle capacità di tipo cognitivo. Capacità di tipo cognitivo sono quelle che abbiamo tutti noi mentre stiamo raccontando qui quello che facciamo, quando facciamo un lavoro. Quindi è un elemento aggiuntivo, non banale. Ecco perché penso a una crescita che possa andare oltre, chiamiamo, un normale andamento di sviluppo tecnologico. E allora dobbiamo essere fortemente attrezzati. Quindi nella mia visione radicale dico: prima ci attrezziamo, meglio. Professor Pascucci, la sua visione? Non ne ho la più pallida idea. Penso sostanzialmente che cambierà radicalmente il nostro mondo. Penso che resterà ben poco di quello che abbiamo. In questo sono catastrofista oppure radicale. Penso che quella fantascienza che abbiamo letto nei libri di Asimov, nei film che abbiamo visto, di fatto dobbiamo togliere la parola fanta e diventa scienza. Cioè, vedo oggi molte cose che un tempo noi consideravamo scienza. Ancora una volta non demonizzo e non mi spavento oltre misura, è un'evoluzione molto più veloce di quella che l'uomo, la storia dell'uomo ha conosciuto, però credo che sia sostanzialmente ineluttabile e indietro non si torna. Ecco, se c'è una cosa da dire, attenzione, indietro non si torna. Se guardiamo la storia dell'uomo, ci sono stati dei momenti in cui c'è stato qualche arretramento, poi di fatto è sempre stato temporaneo. Quindi sostanzialmente credo che ci dobbiamo preparare a cambiamenti epocali. Quello che stiamo vedendo io credo che sia soltanto la punta dell'iceberg, però io non sono un esperto di informatica come Alessandro, lui lo sa meglio di noi, io credo che sia soltanto la punta dell'iceberg. Infatti faccio chiudere a lui. Dove ci porterà? Allora, in realtà secondo me più se ne sa dal punto di vista tecnico meno si ha un'idea di dove porterà, perché si tende a chiedersi ma allora questo che cosa farà? Secondo me ha più visione loro di me, però al di là di questo il riferimento alla fantascienza mi porta a dire, basti pensare che il termine robotica è stato inventato da Asimov, per cui diciamo quanto la vera fantascienza, la buona fantascienza sappia essere più lungimirante dei tecnici nel prevedere il futuro, la dice lunga. Ecco, secondo me forse siamo in un'epoca e l'accelerazione della scienza e della tecnica e della tecnologia è così veloce che la fantascienza fa fatica a precorrere i tempi, per cui secondo me stiamo raggiungendo il limite in cui la fantasia non basta più agli scrittori di fantascienza per andare più veloci, e quindi questo forse è un po' un segno dei tempi. E l'altra cosa, che riallacciandomi a quello che diceva Ceriscioli, cioè che ci sono delle peculiarità umane come l'empatia, che ad esempio sicuramente non renderanno sostituibile il mestiere dell'insegnante o del professore, però l'intelligenza artificiale ci porta a rivedere un po' le cose che ritenevamo delle peculiarità umane.
perché già l'intelligenza la ritenevamo una peculiarità umana o quantomeno animale, e è vero che non è veramente senziente quella macchina, ma sicuramente si comporta in modo estremamente intelligente. L'altra cosa che ritenevamo una peculiarità umana era la creatività, e purtroppo per fortuna l'intelligenza artificiale generativa è estremamente creativa, al punto che lo sciopero adesso lo fanno a Hollywood, non lo fanno le lavandaie, e questo è che è un altro cambiamento di paradigma che forse merita la nostra attenzione, ma dove andremo non ne ho la più pallida idea. Io credo che loro siano stati estremamente interessanti. Ringrazio i professori Bogliolo, Pascucci e Ceriscioli.